Carmine Quercio, che aria tira a Cetraro in questo periodo preelettorale? Soprattutto, che strada stai prendendo? Rispondo prima alla seconda domanda perché credo sia la più importante. Io sono un iscritto del Partito Democratico e quindi seguo la linea tracciata dal segretario Bencivigni e dal gruppo dirigente del PD di Cetraro. Siamo in procinto di iniziare la discussione sui programmi. È stata costituita una commissione appunto che si dovrà occupare, si occuperà di stilare il programma. Siamo alternativi all'attuale compagine amministrativa guidata dal sindaco Aita e non a caso le mie dimissioni sono arrivate qualche giorno fa proprio per sgomberare il campo e per il rispetto dei consiglieri comunali che scelgono altre linee, essendo appunto il presidente del consiglio comunale super partes. Sostanzialmente i cittadini aspettano che Cetraro cambi dal punto di vista della programmazione. Quindi, da quello che ci hai detto, si sta cercando di creare un gruppo alternativo all'amministrazione Aita. Sì, un gruppo alternativo all'amministrazione Aita, nel senso che stiamo mettendo in campo un progetto nuovo, un progetto che guardi a Cetraro del futuro. Si intende non solo grandi opere perché sono state fatte, ci sono, ma come valorizzare le grandi opere? Parlo del porto, parlo dei lungomari, parlo delle piazze. Venendo dall'opposizione, sono libero anche di dirlo: purtroppo la nostra città, dal punto di vista manutentivo, della manutenzione ordinaria, appunto, pecca di molto. Ma lo dicono anche i cittadini, un semplice consigliere comunale può che sollecitare l'amministrazione comunale a incentivare maggiormente gli interventi sul territorio. Sostanzialmente noi stiamo facendo questo, stiamo mettendo in campo un programma, un progetto allargato a 360 gradi che guardi alla Cetraro del futuro. La Cetraro del futuro significa servizi, significa manutenzione, significa decoro, significa bellezza.